come fate spesso voi, di scambiarvi le password dei profili dei social network. Perché talvolta uno può entrare nel profilo di un altro, sostituirsi temporaneamente, scrivere e spacciarsi per questa persona, allo stesso modo in cui succede quando noi possiamo attivare su Facebook, su Instagram e così via, dei falsi, su Twitter, dei falsi profili di altre persone o, nel caso specifico, come detto a Detto Stampa, anche delle società di calcio, dei personaggi del mondo dello spettacolo. Tant'è vero che queste tematiche sono state appunto testimoniate da episodi capitati a personaggi del mondo dello spettacolo. Il caso, ad esempio, di Michelle Hunziker, che è stata una delle promotrici della legge anti-stalking alcuni anni fa, perché lei veniva perseguitata sui social network da alcune persone che si spacciavano per lei. Quindi diciamo, l'invito è quello di navigare su internet con sospetto che dall'altra, sempre e comunque che dall'altra parte ci siano delle persone che non abbiano le solite intenzioni di chi, di ragazzi che magari vi accedono a internet per conoscere, per così per documentarsi. Più le situazioni sembrano facili, più sospetti bisogna avere, e diciamo, quando al minimo sospetto di qualcosa che non torna, di informare o i genitori o addirittura gli organi competenti di polizia, perché va combattuta questa, diciamo, questo mal costume di utilizzare internet a scopi non positivi e comunque nocivi per la salute di altre persone. Siamo qui quindi con questi ragazzi di queste classi delle superiori a parlare appunto di social network e di cercare di limitare l'uso comunque a quello che era tutte le relazioni con gli amici, con i parenti a distanza e non andare oltre, perché appunto non sappiamo mai che abbiamo dall'altra parte della chat e sta comunque diventando un fenomeno e un rischio comunque mettere in mano a bambini più giovani e appunto anche ai genitori di usare un occhio di riguardo verso i figli che appunto sono comunque sguarniti e non sanno spesso a cosa vanno incontro. Ecco. Dov'è? Niente, siamo qui a un'iniziativa della Polizia di Stato, in particolare la cosiddetta Polizia Postale, e mi sembra giusto appunto diffondere informazioni sul corretto utilizzo dei social network, anche perché diamo ormai per scontato un utilizzo sano, diciamo così, di questi strumenti che sono ormai nel nostro uso e consumo quotidiano. Però appunto la questione non è così banale, sui social ci sono anche, corriamo anche dei rischi, soprattutto i ragazzi che magari non hanno bene la consapevolezza che ad esempio la parola scritta in modo così istantaneo come ad esempio può essere su Facebook può portare delle conseguenze. Vediamo tanti casi di bullismo e cyberbullismo anche da questo punto di vista. E come amministrazione comunale a questo proposito stiamo studiando anche dei progetti per anche ancora una volta per il corretto utilizzo anche dal punto di vista davvero sociale di questi strumenti, e ad esempio stiamo valutando la possibilità di partecipare a un progetto che si chiama Yangle, che è partito dal comune di Firenze e poi si è espanso in qualche modo in altri comuni, che appunto va in questa direzione, l'utilizzo di chat addirittura su Facebook gestite da ragazzi delle scuole superiori che comunicano in forma anonima con altri ragazzi che praticamente comunicano con questi soggetti in modo consapevole e emergono anche dei punti di vista interessanti dal punto di vista proprio sociale. Quindi è un tema che stiamo trattando anche noi e che ci sembra molto interessante. Buongiorno a tutti, io sono Matteo Beccucci e sono in un bell'ufficio delle Poste di Livorno e sono qui per parlarvi di Una vita da social, un'iniziativa del Ministero dell'Interno per dare una bella direzione a questo fantastico mondo che è internet. Internet è una figata, su internet si può fare tutto, si può parlare con tutti, si può ascoltare la musica e si può veramente collegarci con il mondo intero. Purtroppo
persone che di internet abusano facendo cose non belle, facendo cose tipo stalking, cioè rompendo le scatole ad altre persone che non si fidano proprio, oppure facendo del bullismo in internet, che è una roba proprio da, come si dice, da vigliacchi, perché magari il bullismo di persona uno ci mette la faccia, ma il cyberbullismo bisogna essere proprio dei vigliacchi. Quindi cerchiamo di usare tutti internet in maniera produttiva, bella, è un mezzo per tante persone, ci sono tante persone purtroppo nel mondo che hanno problemi di spostarsi. Io ho un amico musicista che purtroppo è su una sedia a rotelle, grazie a internet parla e naviga e vede tante cose nel mondo che altrimenti non potrebbe vedere. Ho un'altra amica che si chiama Laura Massa, che purtroppo ha un problema fisico serio e deve stare all'ospedale di Pisa per tanto tempo. Lei grazie a internet vede e vive tante cose. Questa è la maniera, secondo me, giusta di parlare, di vivere e di godere di questo grande mezzo di comunicazione. Chi invece lo usa per rompere le palle al prossimo e per fare atti di cattiveria, di bullismo, va emarginato, va identificato e va sputtanato. E il mio appello non è solo ai ragazzi che usano i vari social, che ne so, Facebook, Twitter, Instagram, il mio appello è anche ai genitori, perché noi genitori, io ho due figli anch'io, abbiamo messo a mondo questi ragazzi, bisogna non essere invadenti, farci anche un po' gli affari nostri, non voler sapere proprio tutto dei nostri figli, bisogna anche fidarsi un po', però alla stessa maniera bisogna un po' istruirci, bisogna capire come funzionano i social, perché sui social parlano i nostri figli, e quindi imparare il loro linguaggio, secondo me, vuol dire essere anche bravi genitori. Quindi mandate a quel paese i bulli e non fatevi spaventare magari da chi vi minaccia, perché chi vi minaccia non cerca altro che terra fertile dove fare gli affari propri. Invece mandate a quel paese chi cerca di fare violenza su di voi e cercate veramente di godere, come faccio io, come fanno tutti, internet nella maniera più giusta. Quindi ancora una vita da social e siamo positivi, andiamo avanti e facciamo tante belle cose insieme. Ciao, Matteo. Ciao ragazzi, sono Massimiliano Allegri. Da ragazzo usavo mandarci a quel paese, purtroppo tanto tempo fa, di persone. Ora ci sono social network, uno strumento fantastico che uso anch'io, che però permette di nascondersi dietro a certi tipi di vigliaccherie. E questo ne ho la prova, perché anche quando perdo una semplice partita, su Twitter vengo offeso. E quindi è come se sul muro sotto casa venissero fatte delle scritte offensive, mentre sul muro con una semplice vernice la scritta va via, nei social rimangono in rete e rimangono per sempre. E mi immagino come si può sentire un ragazzo che subisce una molestia in rete e quindi può subire anche un danno psicologico, ed è per questo che oggi partecipo nella mia città a una vita da social, e soprattutto per questo fortunatamente c'è la polizia postale che riesce ad intervenire su certi tipi di abusi che fanno sui ragazzi. Ciao a tutti e buona giornata.